Ha favorito la conoscenza della cultura ebraica. Abbiamo dedicato la terza edizione alla storia dei 150 anni della comunità ebraica di Milano, 1866-2016. Si celebra la storia di una comunità per coloro che vi appartengono, per ricordarci i valori e i rituali che danno un significato al nostro stare insieme. Ma si celebra la storia di una comunità per costruire e rinvigorire dialoghi, pratiche e relazioni con le tante comunità che animano la vita della città. Cosmopolita, fatta di tante componenti che ne definiscono l'identità molteplice e sfaccettata, ma è anche una comunità molto radicata nel tessuto cittadino. Tutto questo si legge nella ricchezza del programma, concepito, costruito e realizzato con intelligenza e generosità da Roberto Della Rocca con Cristina Colli, che coglie aspetti importanti. L'attenzione delle grandi questioni di cui è chiamato l'ebraismo contemporaneo e l'attenzione della presenza minuziosa, la vicinanza operosa della comunità nella città di Milano, nel territorio milanese e lombardo. Gli ebrei di Milano hanno dato molto alla loro città e prezioso e insostituibile è il loro contributo attuale. Non bisogna dimenticarlo. Parleremo anche oggi, presentando il libro di Roni Hamaoui, della storia degli ebrei milanesi che pochi conoscono. Era ebreo il fondatore della Popolare di Milano, dell'Umanitaria, dell'Asilo Mariucci e di tantissime altre istituzioni. Il rettore della Bocconi fu cacciato nel 1938 dopo le leggi razziali. Molti si salvarono grazie alla generosità e al coraggio di concittadini milanesi, molti, troppi, furono condannati da silenzi, complicità e delazione. Quando due mesi fa, poco di più, sulla base di una serie di sogni, molte idee, niente di concreto, abbiamo cominciato a girare per la città di Milano e chiedere sponsorizzazioni, chiedere aiuto, e abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria. Mi sembra interessante tanto per cominciare che si celebri i 150 anni della comunità di Milano. Milano è una comunità giovane in realtà, perché rispetto a altre comunità italiane. Siamo a questa nuova edizione di Jewish in the City che ha cambiato un pochettino la stagione nella quale era abitualmente tenuto. Ed è un momento molto importante per il contatto con la città, il contatto con la popolazione, per aprire oltre alla giornata della cultura. L'impressione iniziale, cioè la impressione che mi viene così di primo acchito, è una impressione che va a ripercorrere alcune tappe storiche fondamentali di questo giornale. Vi ricordo che il bollettino della comunità ebraica di Milano è sicuramente il più antico giornale ebraico d'Italia, oggi ancora in vita e ancora attivo. Nel giugno del 1945 nasce a Milano e quindi abbiamo 71 anni di vita alle spalle. È un'idea che è nata nella memoria ebraica dopo la Shoah, no? Perché ovviamente si fa riferimento ai giusti nella Bibbia, però io vorrei sottolineare il carattere laico di questa idea, perché dopo il processo Eichmann si è sentito il bisogno di non ricordare solo i carnefici degli ebrei, ma quelli che avevano aiutato gli ebrei.
e per merito del giudice israeliano Moshe Beschi e per merito anche di Landau, che era stato poi il famoso procuratore del processo Eichmann, si decise in Israele a Yad Vashem, no, di inaugurare il Giardino dei Giusti.